Amici telespettatori, ma quale ultima puntata? Sigla, sigla, sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica spaziale. Ecco, siccome qualcuno ha scritto dei miei ragazzi l'ultima puntata di Insieme alle persone, qualcuno ha pensato, ma perché non le fai più? Invece non è vero. È la stagione che ufficialmente viene chiusa, oggi 26 di giugno, data stabilita già a settembre, senza sapere che poi ci sarebbe stato questo evento del Covid, quindi ovviamente abbiamo un po' spostato il palinsesto, però chissà che luglio non riservi delle sorprese. Innanzitutto un caro saluto ovviamente a tutti gli amici telespettatori e telespettatrici. Come sapete siamo in diretta nazionale e trasmettiamo dagli studi di Canale Italia qui a Rubano in provincia di Padova. Ecco, ricordiamo ai nostri amici a casa che oltre alla TV ovviamente possono vedere la diretta da Facebook. Ecco, facciamo vedere dalla regia come, quindi c'è la possibilità di entrare nella pagina Insieme alle persone, eccola qua, con un bel logo che è evidentemente facilmente distinguibile, si entra nella diretta Facebook e c'è la possibilità di guardarla, quindi in contemporanea c'è uno sfasamento di 15-20 secondi, quindi se siete in giro, siete a fare la pizza, siete in giro con gli amici, avete il piacere di vedere i vostri beniamini che parlano, i vostri amici, i vostri politici, potete farlo anche da Facebook. Bene, vado subito a presentarvi i nostri ospiti. Come sapete già da ieri siamo tornati con gli ospiti in studio e anche ovviamente per non farci mancare nulla, è un retaggio che ormai evidentemente non riusciamo a toglierci, anche con dei collegamenti telefonici. Abbiamo qui in studio l'onorevole Eric Pretto. Buonasera a tutti. Che è membro della commissione bicamerale antimafia della Lega, ovviamente Camera dei Deputati. E sempre Camera dei Deputati, l'onorevole Alex Bazzaro, che è della Lega. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E poi abbiamo invece Davide Maso, che è il nostro esperto di consulenza finanziaria. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, Vincenzo. Ecco, poi abbiamo al telefono invece la Erika Baldin, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Veneto, eccola qui una foto. Poi abbiamo Gianluca Piva invece, che è sempre al telefono, che è sindaco di Agna in provincia di Padova, di Fratelli d'Italia, vice responsabile nazionale della sicurezza. E poi abbiamo Mario Fabris, eccolo qui, che è del direttivo Forza Italia Cittadella Padova, aspirante candidato, mi dicono, per Forza Italia alle regionali. E poi da ultimo ma non per ultimo Giuseppe Paccione, che è esperto di diritto internazionale e come sapete anche UE, e come sapete anche corrispondente del nostro il 60 News, e che ovviamente era doveroso averlo in contatto con l'ultima puntata, anche perché lui è diventato l'addetto stampa di Siletti, che assieme a Fitto si stanno presentando alle regionali in Puglia. Bene, che dire, quindi la prima cosa che voglio sicuramente chiedere al nostro Davide Maso, abbiamo chiamato qui apposta, e com'è la situazione, perché ecco, io mi sono segnato qua delle domande, voglio essere preciso, appunto qual è la differenza che oggi che c'è tra investimento e pianificazione, queste domande perché stiamo vivendo una situazione molto particolare. Il Covid ha dimostrato che non si possono fare, vero Maso, le cose così tanto per, specialmente su una cosa così delicata come i risparmi, che specialmente in questo periodo possono diventare una forma di assoluta sicurezza e garanzia, perché non si sa qua le cose come vanno. Diciamo che il Covid ha accentuato quello che potrebbe essere una problematica che già esiste, però la ringrazio della domanda perché ci consente anche poi di entrare nell'argomento a pie pari, perché la pianificazione finanziaria e patrimoniale di fatto è un aspetto fondamentale per la programmazione delle proprie risorse finanziarie. Diciamo che l'investimento in realtà non è altro che l'impiego di una risorsa finanziaria, una disponibilità liquida, e la si impiega nel tempo con l'obiettivo di ottenere un profitto. Mentre la pianificazione finanziaria è un processo che porta la persona a fare un'analisi dei bisogni sia della persona stessa ma anche della famiglia,
con l'obiettivo di programmare delle spese future che potrebbero essere l'acquisto di una casa, piuttosto che l'università per i figli, piuttosto che la pensione e via dicendo, quindi dove l'investimento è parte di questo processo. Questa è la differenza tra le due definizioni in sostanza. Ecco, quindi questo periodo ancora maggiormente viene fuori, diciamo, la classica domanda: perché dovrebbe evolversi, diciamo, il risparmiatore da questo punto di vista? Diciamo che noi in Italia abbiamo un grosso problema, abbiamo un'educazione finanziaria e patrimoniale a livelli molto molto bassi, e questo purtroppo fa commettere al risparmiatore innumerevoli errori di comportamento. Soprattutto, ecco, la domanda principe prima di effettuare una scelta finanziaria, un risparmiatore, quella che pone al proprio interlocutore è: quanto mi rende? E questa, diciamo, che senza pensare poi a cosa? A tutto il resto, a tutte le cose che sono di fondamentale importanza ma assumono un ruolo di secondo rilievo, che invece risultano fondamentali. Con il solo risultato economico non si riesce a dare una risposta a quelli che potrebbero essere dei bisogni finanziari di vita che si presenteranno poi nel corso appunto della vita. Ecco, poi quanta gente è rimasta, mi passi il termine, fregata, usiamo questo termine, dalla necessità di avere il rendimento. Quindi, che bello, mi rende il 7%, penso sempre ai bond argentini che hanno fatto storia, senza poi pensare che si perde il capitale, perché poi alla fine... Dicevo prima, l'educazione finanziaria è a livelli molto bassi, e noi siamo anche un popolo di pigroni che da questo punto di vista preferisce la scorciatoia, e il problema è che solitamente, poi insomma, gli ultimi anni ne sono l'esatta testimonianza. Errori commessi ce ne sono anche stati tanti, con il risultato che molto patrimonio lo si è polverizzato di fatto. Quindi parliamo di pianificazione, quindi quali sono gli obiettivi di una pianificazione che potremmo definire buona, ecco? Diciamo che dei bisogni diffusi non ce ne sono, oppure generici. Ci possono essere, però, perché ovviamente abbiamo tutti delle esigenze e dei bisogni diversi, pensiamo alle attività economiche che le persone svolgono, piuttosto che come è composto un nucleo familiare, ci sono delle situazioni molto diverse. Possiamo però dire che ci possono essere dei bisogni finanziari comuni un po' per tutti. Pensiamo, potrei fare alcuni esempi, il primo che mi viene è la pensione futura. Ecco, la pensione è una cosa molto, molto importante, direi fondamentale, che nessuno oggi ha il coraggio di guardare in faccia. Chi oggi va in pensione lo fa con un regime di calcolo retributivo, va in pensione con circa, a livello spannometrico, con circa il 70-73% della retribuzione lorda. I prossimi pensionati andranno con una prestazione calcolata con un sistema misto, un po' retributivo, un po' contributivo, che di fatto abbasserà la prestazione previdenziale. Chi andrà in pensione tra 15 o 20 anni lo farà con un calcolo completamente contributivo, e questo porterà a una prestazione previdenziale di circa il 50-60% della retribuzione lorda. Noi tutti vogliamo bene il tenore di vita che abbiamo oggi, ma ci troveremo con questo problema, con questa difficoltà. Quindi diventa importante trasferire una parte di ricchezza finanziaria dalla disponibilità di oggi a quella di domani. Quindi, e lo si deve fare per tempo, non lo si può fare all'ultimo momento, perché nessuno poi ci risolverà il problema. Altra cosa che mi verrebbe da dire è la protezione del tenore di vita. Anche qua voglio fare un esempio molto semplice, mi scuso se non sarò preciso, ma voglio dare l'idea. Pensiamo a un libero professionista, anche un lavoratore dipendente che subisce un grave infortunio o una grave malattia e a cui viene accertata corrisposta un'invalidità permanente che supera il 65-66% e non può più svolgere l'attività lavorativa. Come viene corrisposta la pensione di invalidità? Si calcola il montante contributivo versato, a cui corrisponde una retrocessione
supponiamo che ci sia un montante contributivo di circa 100.000 euro versati e in funzione dell'età, dell'età appunto contributiva potremmo avere una retrocessione previdenziale dell'8, 10, 11% e trovarci quindi con una pensione di invalidità senza poter più lavorare di 10-11.000 euro l'anno. Chi ci risolve il problema? Chi ci tutela questo tenore di vita? Punto primo. Punto secondo. E se l'invalidità permanente è inferiore a questa soglia, la cassa previdenziale piuttosto che l'INPS, piuttosto che le casse private, non erano nessuna prestazione previdenziale. E quindi è importante poterci pensare per tempo, fare un'analisi di quelli che possono essere i bisogni. Altra cosa potrebbero essere anche la tutela del patrimonio. Pensiamo alla crisi che, a mio modesto punto di vista, non abbiamo ancora visto nei suoi effetti, ma oggi l'imprenditore medio di una piccola azienda mescola il patrimonio personale a quello aziendale e quindi cosa succede? Succede che ipoteticamente potrebbe capitare che l'azienda chiude e quindi il patrimonio personale potrebbe polverizzarsi in tempo zero e questo un individuo non se lo deve permettere. Ecco, questo è il gap culturale che bisogna colmare. Ora mi chiedo, è così importante pensare a quanto mi rende oppure... E quindi il ruolo del consulente è quello che riesce a far ragionare un po' il risparmiatore. Il ruolo del consulente, diciamo il bravo professionista, ha un ruolo fondamentale in questo processo, perché diciamo intanto non è un processo che una tantum, ma è un processo che si evolve nel corso della vita. L'obiettivo che deve avere un bravo consulente, ma anche un cliente, è quello di costruire una sana relazione nel tempo e vadano in qualche maniera a prendere in esame quelli che sono, ripeto, dei bisogni, delle esigenze che continuano a mutare nel corso della vita e adottare le strategie più opportune. Questa è la cosa, e mi verrebbe da dire che non solo il consulente finanziario, anzi il cliente deve fare un salto culturale come dicevo prima, purtroppo la realtà oggi dice anche che abbiamo anche un sistema che è votato alla vendita, quindi molto spesso capita che il cliente che si rivolge al proprio intermediario venga in qualche modo incentivato a comprare perché la pressione commerciale è molto alta e a scapito delle proprie esigenze, e questo non è un aspetto che dà una mano allo sviluppo diciamo di un'educazione finanziaria corretta. Perché ci vuole proprio un'educazione culturale, cioè parliamo di un atteggiamento levantino, usiamo questo termine istintivo, ha invece una cosa più razionale, più metodica. Però diciamo che oltre alla relazione, l'educazione finanziaria è un processo che ogni risparmiatore oggi deve mettere in pratica, deve consapevolizzarsi, deve emanciparsi. Non è necessario che diventi un professore d'economia, sia chiaro, però deve imparare a conoscere le piccole regole perché la cura del proprio patrimonio è come avere un'attività commerciale, è uguale sì, esattamente. E va curata come giusto. Anche perché poi in effetti non ci rendiamo conto che è sempre meglio mettere, per dire, 100 euro da parte piuttosto che poi arrivare alla fine del percorso di vita che non hai soldi oppure sei costretto a mettere da parte dei soldi per far fronte alle esigenze del futuro, quindi è meglio premunirsi prima in definitiva. La programmazione e il prevenire è sicuramente la miglior strategia che ci possa essere, costa perché diciamo, come dicevo prima, l'italiano, il risparmiatore italiano è stimolato, è pigro, ma è stimolato dalla scorciatoia, no? E soprattutto molto spesso dall'elevato potenziale risultato, no? E questo purtroppo è fuorviante, non è educativo, perché pensare di riflettere un po' su quelli che potrebbero essere, ecco, le faccio un esempio semplice, il risparmiatore italiano quando fa una scelta, un investimento, è quello che ha l'orizzonte temporale, cioè il tempo che mette a disposizione affinché questo
diciamo risparmio messo da parte abbia un profitto che è il più basso a livello internazionale, di circa 5 anni. Ma ogni 2 anni, mediamente, questo risparmiatore italiano cosa fa? Se non è contento del risultato economico ottenuto, cambia scelta, cioè cambia strategia, liquida, disinveste e fa altro. Questo è un errore gravissimo perché provoca distruzione di patrimonio. Il risparmiatore italiano è quello che accantona e risparmia più di tutti a livello mondiale, ma è quello che lo rivaluta meno di tutti. Quindi c'è un errore nel comportamento e questo va colmato. Anzi, si va magari ogni giorno a leggere la quotazione, no? Magari su un orizzonte di 5-10 anni, magari ogni giorno si va a leggere la quotazione, è un classico, certo. Questo. Oppure pensiamo anche a quello che è successo nel mese di marzo, a causa del coronavirus, i mercati sono crollati in maniera verticale. Nel giro di 15 giorni i mercati azionari hanno perso circa quasi il 40%, molti si sono fatti prendere dal panico e hanno liquidato, di fatto facendosi, ripeto, prendere dalla paura di perdere tutto e senza pensare che l'economia è un processo inarrestabile, potrà avere dei rallentamenti, ci possono essere delle condizioni non sempre uguali, ma l'economia è un processo che è inarrestabile, quindi può avere delle pause. Non mantenere i saldi è un problema e chi ha disinvestito 3 mesi fa ha sicuramente si è accorto che i mercati poi di fatto si sono ripresi e quindi quello che rappresentava una paura di perdere tutto di fatto non... Senta, onorevole Bazzaro, ma alla fine il Movimento 5 Stelle ha fatto di tutto per accentuare la crisi, parlando di patrimoniale, tasse sui contanti, quindi anche i consulenti penso sono andati un po' sulla... cioè, perché secondo me come i sindaci sono stati la prima linea di fuoco, diciamo, del governo Conte, così i consulenti sono diventati la prima linea, dico, ma come ci vogliono mettere una tassa, penso, sul... Secondo lei, Bazzaro, cioè, è uno spauracchio oppure... Lo Stato senza soldi sarà costretto a... Ma purtroppo, a nostro avviso, si riscontra una tendenza diffusa a ritenere risparmiatori come un salvadanaio per lo Stato e gli imprenditori come nemici, come qualcosa da tassare, come qualcuno che evidentemente quei guadagni li fa in maniera non lecita. È ovvio che in una crisi che, come ha detto perfettamente il nostro ospite, ha sicuramente già spaventato, se non terrorizzato, gli investitori e i risparmiatori italiani, sentire sui giornali, anche coadiuvati da dichiarazioni da parte di alcuni autorevoli esponenti del governo, le presunte possibili manovre di patrimoniale sui redditi o sui beni immobili, evidentemente ha contribuito a spaventare ulteriormente una classe media, soprattutto italiana, che è la nostra spina dorsale, che evidentemente si è trovata nella situazione A di non avere certezze rispetto a quello che è stato un lockdown giusto e doveroso sotto il profilo sanitario e medico, ma che ha impattato in maniera molto molto forte sulla nostra economia e mi è piaciuta l'osservazione che è stata fatta, noi la crisi non la stiamo ancora vivendo. Oggi in questa fase 3 di riapertura stiamo riabituando il nostro stile di vita a quello che è sicuramente la ripresa, seppur parziale, di quasi tutte le attività. Ma vorrei ricordare che ci sono ancora centinaia di migliaia di persone che attendono i contributi promessi dall'attuale governo, i contributi promessi dallo Stato, ma soprattutto ci sono centinaia di migliaia, se non milioni di persone che quest'anno, nei mesi estivi, per un paese che come il nostro fa il 10% dell'introito dal turismo, non lavoreranno perché ci sarà da un lato la mancanza di turisti, perché ovviamente ancora oggi è stato confermato anche addirittura dall'Inghilterra con le linee guida di Boris Johnson, non sarà permesso ai turisti inglesi e viceversa venire qui. Dagli Stati Uniti e dai paesi asiatici non riceveremo quei flussi turistici, io sono di Venezia quindi particolarmente avvezzo e attento alla materia. Quindi avremo tutta una serie di lavoratori stagionali che non percepiranno reddito per alcuni mesi, che vanno a sommarsi a tutte quelle partite IVA, a quegli imprenditori che non sono riusciti a ripartire perché
testimonianza di questa mattina nel mio municipio, nel comune di Venezia, c'è chi ha ricevuto i 600 euro 2 giorni or sono. Ora lei capisce che 600 euro per chiunque abbia mai anche solo ipotizzato di avere un'attività o l'abbia avuto, abbia mai lavorato in un'attività, sono una cifra molto bassa. Se non sono arrivati nemmeno quelli, complice anche una paura diffusa e una crisi nei consumi, quindi molte persone, e questo è un aspetto psicologico di cui tenere sicuramente conto, non torneranno agli quegli stili di vita precedente, bensì faranno evidentemente scelte più morigerate, eviteranno di concedersi lussi che prima si concedevano perché c'è grande incertezza sul futuro. E quindi se questa cosa, diciamo, in un certo senso, Maso, porta poi il consulente a essere un po' l'arbitro dei flussi, a dire metti un po' da parte, fai un po' di musina, come si dice qui in Veneto, che altrimenti si corre il rischio poi magari di trovarsi in disagio. Vorrei dire, io sono molto d'accordo con l'ospite che è appena intervenuto, però vorrei dare anche qualche dato. Cioè, i nostri governanti ci hanno un po' tranquillizzato, no? Sul fatto non ci sarà nessuna patrimoniale. Ma lei cosa diceva, Maso, quando i suoi clienti ti chiedevano? Io onestamente, anzi, vorrei citare qualche dato perché me lo sono portato e merita rispetto. Abbiamo un debito pubblico di 2.410 miliardi, un rapporto debito-PIL al 135%, che salirà nel 2020 al 150-160%, un PIL di 1.788 miliardi, una ricchezza finanziaria di 4.500 miliardi, di cui un terzo liquidi, una ricchezza immobiliare di 5.000 miliardi di euro e le imposte di successione le più basse di tutti. Ora io non lo so se ci sarà una patrimoniale. Tutte le persone si sono terrorizzate pensando al prelievo forzoso del 92 e quindi stanno liberando totalmente la liquidità, o comunque pensano a quello. Ma non necessariamente una patrimoniale potrebbe essere un prelievo forzoso, ma potrebbe essere una riforma di una di queste cose, e è doveroso non farsi trovare impreparati. Quindi bisogna fare una fotografia del proprio patrimonio, qualunque esso sia, e capire molto bene quali potrebbero essere delle idee costruttive e delle strategie per non, perché non è che un giorno, quando saranno fatte ipoteticamente, ci possa essere anche un'azione di questo genere, ci comporteremo all'italiana come sempre, attuando la scelta dell'ultimo momento, commettendo probabilmente un errore o errori su errori, e poi pentendoci forse delle scelte fatte. Bisogna pensare, perché comunque, e c'è un'osservazione da fare, oggi c'è una mappatura del patrimonio molto ben definita, il fisco sa bene dove sono i soldi, chi li ha in mano e quanti ne ha, perché abbiamo il monitoraggio diretto dei conti correnti, quindi non può far qualsiasi cosa. Abbiamo il dovere di educare le persone a pensarci per tempo. Questo è benissimo. Quindi, diciamo, l'invito che faccio, lo sapete, insomma, abbiamo affrontato questo argomento parecchie volte, è quello di rivolgersi ai professionisti. Non è più il caso di fare da sé, basta acquisire. Qualcuno mi ha detto recentemente, ma io vado su internet e studio, ma insomma, alla fine confronto con le persone che sanno è utile, perché stiamo parlando di una cosa dedicata a salute, soldi, la propria attività lavorativa, sono aspetti molto importanti. Ringrazio Maso, che adesso ci lascia ovviamente dopo lo stacchetto pubblicitario per precedenti impegni, e grazie ovviamente del contributo, della serenità che dà prospettiva, che dà anche ai nostri amici a casa, perché siamo tutti risparmiatori, anche non volendo, comunque qualcosa da parte la mettiamo lo stesso, ed è giusto pensare serenamente a una programmazione, a un progetto del proprio futuro. Grazie Maso, adesso grazie a voi. Grazie ancora, e noi adesso lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi continuiamo con i nostri ospiti. Grazie. La birra Morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana.
la birra morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Eccoci in linea, abbiamo la Baldin. Baldin, mi sente? Sì, buonasera dottor Lovino. Buonasera Baldin. So che lei era collegata con una videoconferenza importante, vi stavano così, non ci vuole dire gli argomenti, vabbè, magari la prossima volta. Senti, io però un regalo per lei, le faccio riascoltare un bel video del vostro Conte, anche perché Conte dice che non è le 5 Stelle, però mi sembra che ormai è dichiaratamente le 5 Stelle. Lo ascoltiamo assieme e poi magari ci facciamo qualche riflessione, va bene Baldin? Okay, ecco, va benissimo. Lanciamo il video. Vi annuncio, con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento al mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. Ha sentito Baldin? Sì, celere, sentito celere, spedito, sicuro. Cioè, mi sa che nessuno di questi tre aggettivi
e alla fine si è realizzato. Io ovviamente cosa ho fatto? Ho fatto fare ai miei ragazzi, ho detto andate a prendere tutte le belle conferenze stampa di Conte e strappolavo i pezzi migliori. 6 aprile, la famosa frase potenza di fuoco, 400 miliardi più 200 miliardi, a noi non sembra aver visto diciamo nulla di questa potenza di fuoco. Invece lei cosa ne pensa, Baldini? Allora io penso che la buona volontà da parte del governo ci sia stata tutta. Chiaramente da solo il governo può fare fino a un certo punto, perché se il sistema che è ritenuto quello essere più funzionale è il sistema bancario, che in certi casi, come abbiamo visto purtroppo, non ha collaborato fino in fondo, io credo che su questo bisogna andare a valutare seriamente qual è stato l'intoppo da parte di questi istituti bancari nel mettere magari più paletti o più burocrazia di quello che è necessario e che era richiesto, perché appunto la nostra intenzione è quella di concedere questi finanziamenti senza andare ad ingolfare un sistema che è già farraginoso di per sé. E da qui deriva la volontà di arrivare presto a un decreto semplificazioni per una sburocratizzazione complessiva del sistema Italia, che sappiamo da tantissimi anni è farraginoso e contiene un sacco di norme che probabilmente vanno tagliate, per una risistemazione complessiva anche, ad esempio parliamo del settore degli appalti pubblici. Ecco, Baldini, però mi pare Pretto, che l'onorevole Pretto qui in studio, che mentre lei parlava, anche vedendo il video di Conte, ha fatto un po' la faccia storta, cioè evidentemente, onorevole, vuole dire la sua, perché noi questa potenza di fuoco, io ogni riunione che facevo con i miei clienti, con i miei collaboratori, dicevo sempre, ragazzi, qua siamo in una piena potenza di fuoco, però io francamente questo fuoco non l'ho visto, quindi... Pretto, onorevole, lei cosa dice? Ma guardi, io non escludo che il governo abbia potuto avere anche della buona volontà, certamente ci sarà stata in capo ad alcuni ministri. Il problema è che con la buona volontà si fa ben poco. Noi riteniamo che ci debba essere, oltre alla teoria, una buona dose di pratica, e questa francamente non l'abbiamo vista. Abbiamo visto tante promesse, tante illusioni vorrei dire, ma soprattutto abbiamo visto un Presidente del Consiglio che in qualche modo era molto felice di presentarsi puntualmente a fare queste conferenze stampa in cui preannunciava delle grandi manovre, alle quali poi seguivano concretamente pochi fatti. Io credo che si dovrebbe imparare un po' di più da quelli che sono i nostri sindaci e i nostri amministratori, che solitamente sono abituati prima a fare le delibere e poi eventualmente a comunicare gli effetti di queste delibere alla popolazione. Penso che un po' di scuola di politica e di buona amministrazione servirebbe a questo governo. Senta Lazzaro, ma poi alla fine voi là in Camera dei Deputati, fra di voi, cosa pensavate di queste conferenze? Va bene che all'epoca il Parlamento era un po', diciamo, come dire, quasi chiuso, mi ricordo, però questi DPCM, conferenze stampa fatte fatalità sempre prima dei TG, annunciate in tanta pompa magna, che poi venivano sempre slittate, cioè di ore, cioè ovviamente questi sono elementi di base di comunicazione, vabbè, perché io non lo sapesse. Il paradosso è che noi ci siamo trovati troppo spesso a dover ascoltare, assieme a tutti gli altri cittadini, i DPCM, le dirette di Conte su Facebook a l'una di notte, a mezzanotte, e 3 o 4 giorni dopo il Presidente del Consiglio aveva il buon gusto di presentarsi alla Camera e al Senato per andare sostanzialmente a ribadire le medesime cose. Io faccio notare due passaggi semplici anche per ragionare, oltre a far polemica, che quando è iniziata questa crisi e quindi si è preannunciato un lockdown, come Lega avevamo parlato della necessità di una grande spesa economica a debito intorno ai 50-60 miliardi. Il ministro dell'economia Gualtieri, ricordo un famoso tweet ripreso poi dai giornali, in cui parlava che ne bastavano 2,5, al massimo 5, e che si andava già oltre le più dure previsioni con queste cifre. Grazie al voto anche della Lega, perché alla maggioranza mancavano i numeri del Senato, si è riuscito a fare l'unico vero stanziamento, che è quello presente nel decreto rilancio, cioè i famosi 55 miliardi che in questi giorni in sede di commissione bilancio alla Camera stiamo cercando di spiegare al governo come spendere al meglio. Questo è il primo passaggio. Dopodiché c'è stata
che in mezzo a questa crisi economica che colpisce i cittadini e che ovviamente aspettano risposte, c'è stata anche un'altra grave situazione, che è quello che si è andato letteralmente ad esautorare il Parlamento delle sue funzioni. Perché vede, i DPCM sono una misura straordinaria, ma il Parlamento, che se ne dica, che qualche giornale ne abbia scritto, tolta la settimana post lockdown, quando sono state bloccate tutta Italia dopo le iniziali 14 province più Regione Lombardia, ha continuato a riunirsi, ovviamente rispettando tutti quelli che sono i crismi medico-sanitari del caso, ma ha continuato a riunirsi e a cercare di lavorare su ogni decreto come siamo pagati per fare. Purtroppo il governo è riuscito a porre in 7 mesi di attività parlamentare, l'ultima 2 giorni fa quando eravamo a Roma, 21 questioni di fiducia. Per chi non lo sapesse da casa, quando il governo pone la questione di fiducia su un qualsiasi provvedimento va ad annullare tutti gli emendamenti, quindi tutto il lavoro delle commissioni, e sostanzialmente la maggioranza è costretta ad approvare per far sì che il governo prosegua la sua opera. Quindi da un lato c'è stato un assembramento di poteri nelle mani del Presidente del Consiglio, dall'altro l'esautoramento del Parlamento, ma, e qui veniamo al punto, quando Giuseppe Conte ci preannunciava non solo questi famosi 400 miliardi di liquidità, che verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere, se non ci fosse, come dicevamo prima, tantissime persone, cittadini e imprese che attendono risposte, perché ci hanno parlato per settimane che l'Europa era a nostra disposizione, che l'Europa era pronta a dare risposte, che l'Europa si faceva oggi, addirittura io ho visto altri suoi colleghi, conduttori televisivi, inginocchiarsi e piangere con infografiche in cui piovevano soldi sulla testa degli italiani. La verità è che l'attuale Consiglio europeo, che si è riunito la settimana scorsa, alla Camera non abbiamo votato nessun documento, e sa perché non abbiamo dovuto votare? Solitamente, anche questo lo spiegavo a chi ci ascolta, la Camera e il Senato votano un atto di indirizzo al Presidente del Consiglio prima di un summit europeo. Perché non l'abbiamo fatto? Perché era un summit informale. Perché informale? Perché non c'è nessuna volontà da parte di alcuni paesi europei di andare a fare quel famoso recovery fund, quei fondi a pioggia, e continuano a proporci come unica soluzione di continuità il MES, e cioè quei famosi 36 miliardi destinati all'emergenza sanitaria, che però hanno al loro interno delle clausole capestro, non solo per l'attuale governo, che speriamo duri il meno possibile, ma anche per i governi futuri. Questa è la situazione. Sentiamo Baldini. Il deputato sa benissimo che sul MES la questione è ancora aperta, e la nostra intenzione come Movimento 5 Stelle è quella di non prendere questi soldi in prestito, perché appunto sono dei prestiti e quindi andranno restituiti, e non si sa ancora bene con quali clausole, con quali condizionalità. Quello su cui noi puntiamo è, come abbiamo detto, il recovery fund, che è appunto lo strumento più adatto in questa situazione, e devo dire che grazie a questo governo per la prima volta nella storia il nostro paese è stato considerato, e infatti la somma più grande è proprio stata messa a disposizione del nostro paese, con 172 miliardi, di cui una parte, circa la metà, a fondo perduto. Ecco, questa è una opera di riconoscimento che è stata fatta dai paesi europei, i nostri soci in Europa. Per la prima volta speriamo chiaramente poi di ottenere l'unanimità all'interno del Consiglio europeo, perché questi soldi devono arrivare in via urgente, come avete detto voi giustamente, e in via prioritaria al nostro paese, che è stato uno di quelli che ha sofferto di più per l'epidemia del coronavirus. Detto questo, come diceva anche l'onorevole in studio, è vero che i fondi messi a disposizione sono in deficit, quindi chiaramente si aumenta anche il debito pubblico in questi casi, per cui bisogna fare molta attenzione, io dico, a dare finanziamenti a pioggia. Abbiamo cercato in tutti i modi di dare risposte a tutte le categorie economiche, ai lavoratori, alle famiglie interessati dalla crisi, non abbiamo lasciato nessuno indietro. La cassa integrazione ad esempio è stata pagata finalmente per il 95% degli interessati, il bonus di 600 euro in realtà mi risulta sia arrivato praticamente subito, già dopo 2 o 3 giorni il lavoratore partita IVA si è ritrovato i 600 euro nel conto corrente, e le domande, ad esempio quelle per le piccole e medie imprese, sono erogate direttamente con un meccanismo molto semplice da parte della Agenzia. Però Baldini, ecco, volevo anche dire una cosa, che noi abbiamo avuto qui una sua collega del Movimento 5 Stelle, non faccio nomi,
che una sera di aprile, marzo, adesso non mi ricordo purtroppo il periodo esatto, ha dichiarato ufficialmente, all'epoca era solo telefono, è stato approvato il recovery fund. Abbiamo dovuto fare una smentita in diretta dopo 10 minuti, che abbiamo il tempo di documentarci, quindi diciamo che purtroppo certe volte certe anche frange della politica hanno cavalcato questa l'onda emotiva del sì, ci sono 400 miliardi. Come ho detto anche ieri e ho detto altre volte, mi immagino sempre il povero vecchietto dell'Appennino italiano, no? dove che magari al bar con gli amici e sente conto che dice abbiamo erogato 600 miliardi. Però Baldini, io volevo anche chiedere una cosa, poi magari sentiamo l'onorevole Pretto. Parliamo di partite IVA, parliamo di contratti provvisori, parliamo di imprenditori, però alla fine in Italia si è creata una spaccatura, cioè ci sono cittadini serie B che stanno soffrendo la fame, stanno, la pugliese morendo di fame, e invece ci sono cittadini di serie A, che sono dipendenti pubblici, che invece hanno avuto smart work a casa, lavora a casa tranquillamente, ancora uffici pubblici chiusi, università, ieri io non so se hai avuto occasione di vedere la mia trasmissione, ho portato il foglio con cui si possono, tutto il regolamento di oltre 10 pagine in cui è stabilito le modalità con cui si può dare esecuzione all'esame di ammissione all'università, quindi da casa con la telecamera a 45 gradi a 1,5 metri da candidato, poi la porta deve essere chiusa, l'armadio deve essere a una certa altezza, poi magari l'esame di maturità invece li facciamo, il calcio a 11 va benissimo, il calcio a 5 non si può fare, però abbiamo cittadini serie A e i cittadini serie B. Guardi, a parte la forza dell'ordine e gli infermieri che ovviamente hanno tutta la nostra tutela, però cioè, ci sono uffici pubblici che alla fine insomma. Lei mi dà tutta l'opportunità di rispondere appunto citando la questione del reddito di emergenza che ha implementato il reddito di cittadinanza proprio per venire incontro a quelle categorie di persone che diceva lei sono senza muoiono di fame letteralmente, perché in una situazione di epidemia mondiale si sono ritrovati senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, e a queste persone abbiamo voluto venire incontro con un assegno di 2 mesi dai 400 agli 800 euro circa. Poi appunto, come dice lei, è vero che la forbice tra quelli benestanti, diciamo così, ricchi, e quelli che purtroppo invece non riescono ad arrivare a fine del mese, in questo periodo si è allargata. E bisogna anche ricordare a tutti quanti, a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, che proprio in queste ore la Commissione del Senato ha eliminato la delibera dell'Ufficio di Presidenza che aveva tagliato il vitalizio per gli ex parlamentari. Ecco, questa è una cosa vergognosa che è accaduta grazie alla Commissione del Senato formata da un Presidente di Forza Italia e con 3 voti favorevoli su 5, quindi 3 voti a favore e 2 contrari, questa cosa è stata possibile e si è fatta. Chiaramente noi non ci arrendiamo, faremo ricorso a questa decisione perché secondo noi è una cosa che non sta in piedi. Onorevole Pretto, sembra poi che devono essere aboliti tutti. No, capisco ho compreso perfettamente Baldini. Chiedo adesso all'onorevole Pretto, poi sembra che l'economia italiana si risani grazie al mancato vitalizio di qualche, cioè non guardiamo l'inefficienza dello Stato, non guardiamo lo sperpero del denaro pubblico, non guardiamo, il governo non guarda i 250 miliardi che se ne vanno ogni anno. Ma Baldini, mi faccia fare la domanda all'ospite qui. Prego. 250 miliardi che vengono sperperati su tutti i ministeri a Roma e tutte queste cose qua, si mandano ai 100.000 e 200.000 solo per fare propaganda alla fine. Beh, guardi, io colgo direttamente questa provocazione che è stata fatta poc'anzi per dire che ovviamente noi siamo come Lega sempre stati contrari a quelli che sono i privilegi della politica, tant'è vero che abbiamo concretizzato questa nostra convinzione all'interno della commissione di cui si parlava prima al Senato, votando contro questo tipo di iniziativa che è stata proposta. Questo è certificato e agli atti e dimostra anche quella che è la serietà con cui la Lega vuole portare avanti una riforma politica del Paese, specialmente in un momento
momento come questo in cui la popolazione è in difficoltà. Per cui veramente in questi momenti è fondamentale che la politica sia vicina ai cittadini, non soltanto nelle parole ma soprattutto nei fatti. E poi il ragionamento che è stato appunto iniziato è veramente interessante. La politica ovviamente è in qualche modo una componente fondamentale della società. È giusto che i politici siano responsabili, che giustamente lavorino per quello che è appunto il ruolo che dobbiamo avere di rappresentanti dei cittadini, ma gli sprechi sono certamente anche in altri settori della società. Io ricordo che la burocrazia in Italia è certamente una questione pesantissima da portare avanti, è qualcosa che in qualche modo rallenta quella che è l'attività dei nostri imprenditori, che rende difficile la vita di chiunque voglia operare a livello appunto di impresa nel nostro paese, e credo che sarebbe veramente un argomento da trattare con tutte le forze politiche, perché penso che su questi temi sui quali veramente si basa il futuro del nostro paese potrebbe esserci una grande convergenza. Io credo che al di là di tante altre questioni, la lotta alla burocrazia potrebbe essere qualcosa da cui ripartire, specialmente in un momento come questo in cui c'è una grande opportunità. L'ha detto anche Conte, onorevole. Benissimo, se Conte vorrà veramente fare una lotta alla burocrazia, non soltanto nelle dichiarazioni formali ma anche in qualche azione sostanziale, certamente noi faremo il nostro lavoro, noi cercheremo di essere costruttivi presentando emendamenti, presentando degli atti di indirizzo e cercando di essere ovviamente vicini a quelle che sono le sensibilità della popolazione. Guardi, onorevole, io volevo solo fare un appunto. Io credo sinceramente alla sua buona fede, non mi sognerei mai di pensare al contrario, però è anche vero che dentro la commissione si sapeva benissimo quali erano le indicazioni di voto, e quindi bastava che gli esponenti della Lega si astenessero o addirittura magari potevano dimettersi da questa commissione, come era già successo con una nostra rappresentante proprio all'interno della stessa commissione. In quel modo la delibera è saltata in quell'occasione proprio per non raggiungimento del numero legale. Quindi se si voleva veramente evitare questo risultato scellerato e sciagurato per il nostro paese, la Lega doveva rinunciare a quella commissione, non doveva presentarsi, e in quel modo avrebbe fatto avrebbe vanificato questo risultato del taglio, cioè sulla rinuncia al taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari. Io non sono assolutamente d'accordo su questo e le spiego anche il motivo. Io quando entrai in Consiglio Comunale nel 2012 mi insegnarono che per dire di no a un'iniziativa si deve votare contro e non certamente astenersi o fuggire dalle aule parlamentari piuttosto che consiliari. Per cui io credo che sia importante dire di no quando siamo contrari e non astenerci perché è una mancanza di posizione politica. Avete consentito a Forza Italia di portare a casa il risultato che tanto auspicavano, quindi a volte l'intelligenza del politico sta anche nell'utilizzare gli stratagemmi che vengono forniti nelle pieghe del diritto. Io credo che il politico dovrebbe avere più che altro una volontà di trasparenza nei confronti della popolazione piuttosto che arrampicarsi su magheggi appunto amministrativi di questo tipo. Penso che sia importante essere coerenti nei confronti dei cittadini e dire di no attraverso una votazione contraria nel momento in cui si è non favorevoli verso una posizione che viene espressa. Purtroppo però a seguito di questo siamo costretti a ricorrere con un esito incerto, perché effettivamente adesso si fa dura. Io spero che vi sia veramente la volontà stavolta di dire basta ai vitalizi e di andare avanti compatti almeno questa volta. Bene, grazie Baldini, dobbiamo andare avanti col programma, siamo un po' in ritardo. Lei domani mattina c'è a Mestre? Sì. Ecco, ci sono anch'io da intervistare, devo fare un po' di domande. Domani, si prepari che le faccio domande cattive, solo domande cattive. Vabbè, scherzo. E l'ho promesso a Cappelletti di fare un piccolo reportage, quindi domani c'è la presentazione, lo ricordiamo, della candidatura di Cappelletti, che è stato fra l'altro ieri con noi in trasmissione come candidato a governatore, presidente, diciamo, della Regione Veneto. Grazie allora. Ci vediamo domani, buona serata. Grazie, buona alla serata, prossima. Arrivederci. Ecco, ovviamente credo che al di là, diciamo, di queste posizioni che ritengo molto di principio, molto demagogiche, molto legate sul filo della comunicazione, non si risolvono i problemi dell'Italia tagliando il numero di parlamentari e il vitalizio. Si possono fare, ma ci sono tantissime
cose, che fatalità vengono dimenticate e che poi alla fine potrebbero essere molto 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 più utili, molto più risparmiose, molto più efficienti, che non far vedere che si fa qualcosa per migliorare. Non è quella la strada che porta all'efficienza dello Stato italiano, non è quella la strada che porta alla sburocratizzazione tanto decantata da Conte, che alla fine non ha prodotto nessun risultato, perché la cosa che ci ha fatto soffrire le imprese è stata anche essere costretti a fare burocrazia anche quando le aziende erano tutte chiuse e bisognava per forza mettere il timbro sul modello, o avere, come abbiamo detto per esempio ieri il sindaco di Carcere Businaro, effettivamente manca un documento, non si può fare l'opera che aspetta da mesi e mesi e mesi. Questa è l'Italia. Un altro stacchetto pubblicitario e poi continuiamo con i nostri ospiti. La birra Morgana, una birra sana e poi bere una damigiana. Morgana, una birra sana e poi bere una damigiana. IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it.
Ecco, abbiamo poi in linea qui il nostro sindaco Piva. Piva, come sta? Buonasera a tutti. Ecco, lei non ha avuto il coraggio di venire qua in studio, perché ha detto qua se non mi becco il coronavirus sto a casa mia, o no? Beh, un po' di diffidenza. Ah, ecco, lo vede che ho indovinato. Senta, sì. ma che cos'è questa querelle, Piva, con Fratelli d'Italia, Zaia, l'autonomia? Cioè, lei che, insomma... So che mi pare membro anche del comitato regionale qui, che cosa è vero, che cos'è che sta, cioè, ma è vera sta cosa o no? O ma... è una finzione elettorale per dividersi, prendere più assessorati, più consiglieri? No, onestamente credo sia un dibattito pre-elettorale di assestamento tra gli alleati, ma c'è uno spirito di lealtà tra le due forze principali del centrodestra, quindi tra la Lega e Fratelli d'Italia. Io credo, visto anche quanto è successo nei giorni scorsi con gli accordi a livello nazionale sulle varie regioni, c'è anche per la regione Veneto, credo che la cosa, insomma, non ma quindi non farete, perché qualcuno ha detto in maniera maliziosa, adesso Fratelli d'Italia e Lega fanno finta di litigare, così Fratelli d'Italia può correre da sola, non è nel patto di maggioranza, quindi lavorando da sola, con la lista da sola, prende più consiglieri rispetto a stare con Zaia. No. La malizia c'è sempre e ci può stare, però c'è un'alleanza forte a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale e anche in molti comuni d'Italia, come per esempio anche nel mio, insomma, c'è un patto di centrodestra. Io rappresento una lista civica, ma chiaramente connotata con Fratelli d'Italia, Lega e anche Forza Italia. Senta, a proposito, lei parla di alleanza forte a livello regionale, lei è sicuro che ovviamente qui in Regione Veneto questa alleanza fra Fratelli d'Italia e Zaia, diciamo Zaia, insomma, nel senso la Lega, è così forte come ha detto lei, oppure secondo lei scricchiola? Io sono fiducioso, perché io credo che queste due forze hanno bisogno l'una dell'altra. Perché magari dove in una regione l'una è il motore e in un'altra regione lo è l'altra, e ripeto, a livello nazionale stiamo dimostrando anche che i numeri sono tutti dalla nostra parte, quindi sono fiducioso che adesso io non seguo ovviamente in prima linea, perché è vero, faccio parte del coordinamento regionale del partito da pochi giorni, se ne occupa il coordinatore regionale, l'onorevole Luca De Carlo, però insomma siamo fiduciosi che... Certo, come la vede lei le prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia? Perché ovviamente a livello nazionale la Meloni ha preso ovviamente un consenso molto ampio, però si sa che le regioni del sud hanno una propensione, per esempio noi abbiamo, non so se lei lo sa, però il generale Silletti è stato ospite telefonico parecchie volte qui da noi ed è, diciamo, la persona che sta affiancando Fitto nella campagna elettorale. Quindi, diciamo, conosco molto bene lì, per esempio si parla di un 20-22% nei sondaggi, però magari qui in Veneto invece come la vede lei? Ma io sono, ripeto, molto fiducioso che il centrodestra farà man bassa in questa elezione con il candidato Luca Zaia, il governatore che in questi mesi, come ho già detto e ribadisco, ha gestito una crisi senza precedente, comunque in maniera egregia. C'è stato, come ho già detto, del dibattito magari qui nella nostra zona, nella bassa padovana, legato al discorso dell'ospedale e quant'altro, ma discussione. In realtà, ripeto, io credo che il centrodestra unito in Veneto vincerà in carrozza senza grosse problematiche. Quindi se lei non fosse stato, non fosse di Fratelli d'Italia, voterebbe Zaia in pratica? Ma comunque, sostenendo Zaia, noi votiamo Zaia, perché l'alleanza c'è, quindi... chi sceglie Fratelli d'Italia sceglie ovviamente i candidati di Fratelli d'Italia, ma a sostegno del governatore Luca Zaia. Benissimo, ecco, senta, io poi ovviamente lei lo sa che in questo periodo l'ho sempre detto anche negli ultimi mesi, che veramente voi sindaci siete stati la prima linea di fuoco, siete quelli che vi siete presi, diciamo, come dire, gli insulti dei cittadini, le incomprensioni, anche gli appoggi, perché Conte sicuramente vi ha scaricato addosso tutta una serie di responsabilità. Adesso che un po' l'emergenza è finita, se vuole tirare la linea, com'è stato questo periodo impegnativo? È vero, meglio? Noi amministratori, quindi sindaci, assessori, consiglieri, siamo stati veramente in prima linea e lo siamo da mesi,
Però l'aria che tira adesso, nonostante siamo fase 3, come si dice, l'aria che si respira non è certo delle migliori, c'è ancora una forte tensione e anche una diffidenza di fondo, c'è incertezza, timore, la gente non sa cosa succederà domani, si naviga a vista perché non si riesce effettivamente a capire cosa succederà, e c'è anche la paura che a settembre, ottobre possa ritornare ad affacciarsi nei nostri territori e un colpo di coda del Covid che sarebbe veramente la mazzata finale, perché le nostre attività sono in ginocchio, anche chi ha riaperto anche magari prima degli altri, però fa fatica a ingranare la ripresa zoppicante, siamo proprio in affanno, quindi si naviga a vista, vediamo cosa succede. Noi siamo sempre veramente ancora adesso siamo ancora un forte punto di riferimento per i nostri cittadini che comunque hanno ancora bisogno di aiuti, anche per esempio abbiamo messo in piedi anche noi una catena alimentare, consegniamo delle borse alimentari, abbiamo esaurito i fondi messi a disposizione dal governo per i buoni spesa, adesso siamo alle borse alimentari, vediamo che c'è ancora richiesta, che vuol dire che la gente è ancora in sofferenza. Benissimo. Noi siamo ad Agna Covid free da circa 20 giorni, giusto per capire. Ah, bene. Sì, avevamo avuto un caso di un signore che purtroppo era ritornato ad essere positivo, ma poi in pochi giorni insomma si è negativizzato. Siamo Covid free, ma teniamo alta la guardia. Per esempio i municipi, ho fatto un'ordinanza l'altro giorno, il 24 di giugno, in cui anche per il mese di luglio si potrà accedere agli uffici solo su appuntamento. Quindi in via precauzionale ho preferito gestire gli uffici pubblici in questa maniera, anche perché basta un contagio in municipio e andiamo tutti in quarantena, quindi dopo si blocca il servizio. È capitato in qualche municipio. Sì. Va bene, sindaco, grazie Gianluca Piva della sua testimonianza. E la prossima volta la vengo a prendere io e la porto qua in studio. Sì, grazie. Saluti a tutti, buona serata. Grazie, buona continuazione. E adesso, mentre chiediamo alla regia di entrare in contatto con Mario Fabris, quindi torniamo un po' a questo aspetto basaro di questo Stato, e alla fine, prima me la sono un po' presa con la Baldini, insomma nel senso buono di quello che ha detto, non con lei personalmente, perché effettivamente questa hanno un po' il Movimento 5 Stelle questa tendenza un po' a fare gran cassa di cose che poi alla fine non sono, perché ho dovuto veramente quella volta un paio di mesi fa fare una smentita pubblica e dire: guardi che lei ha detto una cosa inesatta, non è vero che è stato approvato il recovery fund, no, ma è vero, ecco questa è una cosa per esempio che i cittadini dovrebbero comprendere di più, questa cosa che si fa, la spettacolarizzazione dell'evento senza che questo sia avvenuto veramente, oppure parlare del vitalizio come la madre di tutte le battaglie, quando poi magari c'è uno Stato inefficiente che fa acqua da tutte le parti. A me piace sempre dire che faccio parte di un movimento che fa della concretezza del rapporto con l'amministrazione uno dei suoi cardini più importanti. Un esempio concreto per far capire la differenza tra la propaganda, che poi possiamo andare un attimo ad analizzare, e quello che è rapportarsi davvero con i territori. Al Senato abbiamo fatto passare come Lega un emendamento che spiegava che le multe date durante il periodo del Covid rimanessero ai comuni, perché i nostri comuni, le nostre amministrazioni sono sotto torchio, hanno un grande bisogno di poter spendere i propri denari al servizio dei cittadini, come ci ha appena detto il sindaco di Agna, che i buoni spesa del governo sono finiti, ma evidentemente con questo stato di crisi, con tanti lavoratori, soprattutto quelli, penso ai lavoratori stagionali, non potranno riprendere le loro attività. Evidentemente il municipio è il primo vero rapporto del cittadino con le istituzioni e poter trovare lì risposte come le trova se il comune ha disponibilità di spesa. Abbiamo detto un'altra cosa, la famosa l'anno bianco fiscale. Noi ci eravamo resi di conto immediatamente che le spese che il governo ha dovuto sostenere per dare risorse alle imprese, alle partite IVA, agli artigiani, qui apro una parentesi, non tutti hanno la fortuna di avere un impiego pubblico, non tutti hanno la fortuna di avere una pensione. L'Italia, e penso soprattutto al nostro Veneto, si basa sul lavoro di tantissime piccole e micro attività, su migliaia e milioni di partite IVA, che evidentemente il lavoro ce l'hanno quando possono aprire la serranda, quando possono salire in macchina e mettersi a lavorare.
Questo è un elemento sociologico, antropologico, culturale da ribadire da veneti. Ed evidentemente se il governo non aveva la possibilità di dare risorse a tutti, noi abbiamo fatto la controproposta, invece di dare il denaro, permettere alle persone di non pagare le tasse da qui a fine 2020 o di pagarne in minima parte. Invece se abbiamo visto ritenute dal conto il 60% dei negozi che poi comunque vanno saldate, io ho sentito parlare, ma l'azione delle banche. Io cito lo studio della CGA di Mestre che per i famosi 25.000 euro a fondo perduto parlava di 19 moduli e che non tutte le banche erano capaci di erogare quel tipo di credito. Sì, ora, sì, abbiamo detto anche la situazione era straordinaria. Però rispetto a una situazione straordinaria, quello che ci saremmo aspettati era la collaborazione con tutte le forze parlamentari. Qui si è parlato di una situazione di post-guerra. Beh, nel dopoguerra c'è stata una costituente, c'è stata la volontà dei padri costituenti di mettersi tutti insieme e ragionare. Noi ci siamo trovati nel DL Crescita ad avere 220 emendamenti non ostruzionistici, perché se vogliamo fare ostruzionismo li teniamo lì un mese, 220 emendamenti che venivano dai territori, dalle regioni, dai comuni colpiti, passati zero. Poi vediamo gli stati generali dell'economia a Villa Panfili, peraltro dove noi non siamo andati perché è il Parlamento il luogo delle discussioni. Neanche i giornalisti sono stati. E nel piano Colao ci sono i punti del centrodestra e Conte dice che va bene. Ora, a noi non interessa intestarci le battaglie come Lega, ma quantomeno che ci sia un dialogo serio con l'opposizione, che vorrei ricordare è minoranza di poco in Parlamento, ma è maggioranza del Paese e governa la maggior parte delle regioni e molto probabilmente ne governerà ulteriori a settembre. Se siamo in uno stato di crisi e rischiamo a settembre di trovarci con le piazze messe a ferro e fuoco da cittadini che non sapranno come mettere in tavola il pranzo e la cena, non sarebbe il caso di fare meno spot, di occuparsi meno dei vitalizi e dei privilegi della politica che siamo i primi a contestare, ma quando si parla di un risparmio di un caffè al mese per gli italiani, il cittadino, il mio vicino di casa che deve aprire la serranda del parrucchiere piuttosto che il salone da estetista, o piuttosto dei lavoratori delle compagnie aeree che con questa crisi dei voli sono a terra e rischiano licenziamento, devi risparmiare il caffè perché gli ex senatori del 1990 prendono meno il vitalizio, gli interessa poco. Di più, ultima parentesi, lo Stato burocrate. Abbiamo una crisi dei voli, una crisi dei turisti, una crisi dei trasporti, oggi scopriamo che nelle linee guida dell'ENAC c'è il divieto di portare il trolley a bordo, sempre una sciocchezza, ma con il bagaglio estiva chiunque abbia preso un aereo sa che si posticipa dalla discesa dell'aereo alla possibilità di uscire dall'aeroporto, si perdono in circa 40 minuti, un'ora, a quel punto il treno diviene più conveniente per me di spostamenti, penso a noi parlamentari che andiamo verso Roma. Ebbene, secondo lei in un momento come questo, quando tutti ormai sugli aerei possiamo viaggiare attaccati, il problema sono i trolli per il Covid. Ecco, questo è lo Stato che evidentemente non si rapporta con i bisogni dei cittadini e dei lavoratori, perché aerei che non partono significa impiegati del sistema aeroportuale che non lavorano e molto probabilmente verranno messi in cassa integrazione o licenziati. Ecco, queste proposte, se nelle commissioni in cui noi lavoriamo e abbiamo continuato a lavorare da marzo chiedendo ascolto al governo e votando, ripeto, lo stanziamento di 55 miliardi, gli unici soldi presenti attualmente, recovery fund, MES, sono fantasie attualmente, ci sono 55 miliardi messi a disposizione. L'abbiamo votato mantenendo in piedi la maggioranza per far sì che quei soldi arrivassero. Oggi stiamo discutendo alla Camera e come sempre dei 55 miliardi sono diventati una panacea di tutti i mali del Paese, vengono distribuiti a pioggia, però a partite IVA, imprenditori e piccoli commercianti, ancora oggi non si capisce perché non riusciamo a dire da qui a dicembre non dovrai pagare più tasse. Un messaggio chiaro, non ti diamo niente, ma quantomeno lo Stato, abbiamo la tassazione più alta d'Europa, non verrà a prenderti quel 64% secondo le stime dell'Istat che ogni mese va a detrarre dalle tasche di chi davvero lavora e a differenza dei dipendenti pubblici, ci sono tante persone per bene che lo fanno al massimo del loro impiego, ma chi dà reddito e porta contributo e fa arrivare i soldi in questo paese sono partite IVA e imprenditori, non sono nemici, sono semplicemente persone che chiedono di poter lavorare. Bene, Fabris ha sentito quello che ha detto, buonasera. Buonasera, dottor Lovino. Ha sentito, cioè quindi alla fine tanta propaganda con questi stati generali, una domanda che ho fatto ieri anche in altre puntate, ma c'era bisogno di fare 9 giorni di confronto, cioè uno come Conte non è capace di avere la coscienza di quello che ci vuole con tutti i ministri, sottosegretari, strutture di governo, di sapere da solo cosa c'è bisogno per l'Italia per renderla più efficiente. E poi una cosa che i giornalisti comunque non sono stati invitati a partecipare, quindi anche questa è una cosa secondo me abbastanza grave. Fabris. Questo è il governo della confusione e delle chiacchiere, per l'ennesima volta
Sì, stati generali, cosa sono serviti? Come la task force che hanno messo in piedi? Qui praticamente loro cercano di scaricare il barile, di dare la colpa ad un altro Stato, della propria pochezza. La realtà, io cerco di fare un discorso un po' più allargato, perché continuiamo a parlare di quello che dicono i giornali giorno prima, giorno dopo, fra qua. Io parlo di economia e non mi stancherò mai da troppo tempo che ne parlo. L'Italia sta andando con le ruote all'aria perché tutti continuano a parlare del sesso degli angeli. La realtà è che ci manca assolutamente l'economia, cioè non è un caso se non arrivano i contributi alle piccole imprese, le vogliono far morire. Sul solco tracciato dal governo Monti in poi, legge Fornero compresa, hanno fatto morire 350.000 piccole imprese, artigiani e partite IVA. È tutto voluto. Questi vogliono svendere l'Italia a pezzi. Qui manca l'economia reale. Dobbiamo rimettere in piedi l'economia. Stanno mettendo in piedi uno Stato sociale con soldi a pioggia che non serviranno a niente. Servono al disegno che hanno messo in piedi loro. L'Italia andrà con le ruote all'aria, a meno che velocemente non intervenga qualcuno che capisce di economia. E quel qualcuno che capisce economia è solo uno che fa l'imprenditore. Questi qua sono dei politicanti che non sanno di quello che parlano. Cioè qui c'è un gruppo di figuranti che legge un copione scritto da altri, diceva Platone 2000 anni fa, ed è calzante col governo di oggi. Non ne veniamo fuori se non riparte l'economia, è il gatto che si morde la coda. Se non c'è gettito fiscale, come fa l'Italia a continuare ad andare avanti? Se non c'è gettito fiscale, non ci sono risorse per le aziende muoiono ed è il gatto che si morde la coda. Hanno cominciato già negli anni 90 a delocalizzare le aziende dopo aver fatto fallire l'IRI il nostro amico professore Prodi, e sono andati avanti piano piano perché l'Italia la stanno svendendo a pezzi. Adesso nel giro di qualche mese, per l'autunno, chiuderà un 30% dei ristoranti e arriverà qualche catena di fast food internazionale, quelli che vendono cacca al posto del cibo, un 30% dei bar andrà in mano ai cinesi. Questa è la fine che fa l'Italia, perché l'economia nostra è andata con le ruote per aria. Ecco, senta, quindi quali soluzioni secondo lei si possono adottare per migliorare un po' la situazione? Perché poi alla fine sembra strano, ma questa gente sembra non aver mai capito come si gestisce un'impresa. Ma io aggiungo anche un'altra cosa, che i governanti di oggi, quindi abbiamo 5 Stelle, PD, con l'ala sinistra estrema, alla fine sicuramente hanno come base elettorale diciamo non gli imprenditori, quindi sicuramente stanno accontentando dipendenti pubblici, stanno diventando le persone che cercano, che non riescono a trovare lavoro, però non si rilancia l'economia. È più facile sicuramente spendere un euro a livello demagogico, quindi creando consenso elettorale, dando reddito di cittadinanza, che è molto più produttivo di consenso elettorale, quindi di risultato immediato, piuttosto che investire su un ponte dove alla fine se con quell'euro mette a posto un ponte nessuno se ne accorge. Quindi questo è un grave errore. Dottor Lovino, è d'accordo? Questo è il discorso di base. Invece delle marchette elettorali, bisognava quei soldi investirli a creare posti di lavoro. È il lavoro che dà dignità all'uomo, è il lavoro che crea appunto gettito fiscale. In questa maniera andiamo a finire a diventare uno Stato sociale, come dicevo prima. Quando ogni tanto io affermo che uno dei pochi che capisce di economia è il cavalier Berlusconi in quanto imprenditore, e qualcuno obietta che è una persona vecchia, io dico che la vita mi ha insegnato che nel lavoro, come in tutti gli altri settori della vita, è meglio un vecchio leone che un giovane coglione. Io lo ripeterò per sempre. Chi può mettere le mani all'economia è uno che sa di economia. Questi che parlano solo di politica e non sanno di quello che parlano, hanno parlato purtroppo. Grazie. Perché Fabris della sua testimonianza. Ahimè, il tempo è tiranno. Oggi, come sa, l'ultima puntata della stagione, fra virgolette, quindi bisogna dare un po' le cose velocemente. E continui ovviamente, perché l'Italia ha bisogno di persone come lei che ci credono, perché solo credendoci le cose possono migliorare. Grazie ancora Fabris. Grazie dottor Rovino, grazie. Grazie a lei. In effetti, Preto, io ho detto una cosa simpatica, cioè spendere un euro per darlo al reddito di cittadinanza fa molto più clamore. Io mi ricordo, lo cito sempre, spesso, quella famosa intervista di Di Maio del dicembre 2017 al Mattino, 1.492 euro a tutte le famiglie italiane che non hanno lavoro. 40-35% al Movimento 5 Stelle, poi insomma l'altro famoso Renzi, 40% bonus Renzi, quindi gli italiani secondo il mio punto di vista un po'
frollocconi che ci cascano, dico io ragazzi scusate, stiamoci attenti a queste cose, e invece alla fine si fa sempre campagna elettorale, sempre demagogia, e poi alla fine i ponti crollano e non si sa neanche, e poi non si sa il motivo, non si vuole dare la colpa a qualcuno. Lei dice bene, infatti noi continuiamo a sostenere che a parità di risorse disponibili sia molto più importante investire in opere pubbliche piuttosto che in riforme che possono far ripartire l'economia, il lavoro, l'impresa, piuttosto che fare dei contributi a pioggia puramente assistenzialistici che poi certamente aiutano magari le persone nel brevissimo termine ma non danno risposte ai cittadini nel medio e lungo periodo. Penso che questa sia una riflessione che la politica debba fare a livello generale. Ci sono dei politici che si limitano a guardare a domani mattina quei voti che prenderanno magari il prossimo mese, e dei politici che si ostinano, e credo che facciano anche bene, a cercare di creare un progetto nuovo di paese. Io penso che l'Italia abbia delle potenzialità straordinarie, siamo un paese che ha un'economia ancora forte nonostante la crisi, ha delle persone che si alzano tutte le mattine per andare a lavorare, chi in fabbrica, chi in ufficio, chi nei campi. Io penso che si dovrebbe ripartire con la responsabilità che tutte queste persone hanno per cercare di inventare un sistema nuovo approfittando anche di questo momento di crisi. Sappiamo benissimo che la crisi è un momento difficile ma a volte è anche un'opportunità per ridisegnare un paese. Penso che dovremmo fare un lavoro condiviso per cercare di capire quale sia magari un mondo del lavoro nuovo da proporre ai nostri giovani, quali che siano poi degli strumenti utili per abbassare le tasse piuttosto che per ridurre la burocrazia. Le cose che ci chiedono appunto i cittadini non sono molto complicate, sono delle cose semplici che vanno studiate con delle strategie ovviamente condivise con tutte le forze politiche, però penso che veramente con un atto di responsabilità questo tipo di riforme potrebbero essere fatte. Servono degli investimenti chiari che possano far ripartire le imprese e che possano quindi dare lavoro alle persone e che questo generi anche un appunto utile per lo Stato e che possa essere reimpiegato da un lato per ripagare il debito che abbiamo, ma dall'altro soprattutto per cercare di dare un futuro dignitoso a quelli che sono i nostri giovani, per tenere qui le menti, i cervelli che piuttosto che andare all'estero vorrebbero avere la possibilità di costruire qui in Italia, nel loro paese, un futuro diverso. Bene, sono d'accordo con lei, onorevole. Lanciamo l'ultimo sacchetto pubblicitario, poi gli ultimi 10 minuti col nostro corrispondente dalla Puglia, Paccione. La birra Morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana. Morgana, una birra sana e ne puoi bere una damigiana.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Eccoci di nuovo in linea, abbiamo Paccione, dottor Paccione, buonasera Paccione. Salve, buonasera. Buonasera, ha avuto anche piacere oggi, che è l'ultima puntata ufficiale della serie, di salutarla, anche perché poi lei sta svolgendo un compito molto importante, fare da assistente al generale Silletti, che diciamo, come dire, farà da supporto a Fitto. Ci vuole un po' raccontare questa cosa? Bene, innanzitutto salutiamo il generale Silletti, diamo in bocca al lupo, incrociamo le dita per la campagna elettorale che sta affrontando, quindi l'ho anche sentito al telefono l'altro giorno, l'ho visto molto coinvolto positivamente. Certo. Prego, sì, Paccione. Certo. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Beh, certo, ormai è incominciata questa, possiamo dire, campagna elettorale tra i due contendenti, che sono Fitto e Emiliano, oltre ad altri 3 candidati della regione. Sicuramente assistere, ovvero accompagnare il generale Silletti in una campagna elettorale, soprattutto qui in Puglia, sarà senz'altro straordinario, e in particolar modo quando si affronterà il tema dell'agricoltura e della xylella, visto che il comandante Silletti è stato il primo attore ad affrontare questa tematica molto delicata. E come ben sapete, qualche settimana fa è arrivato l'altro annuncio che la xylella ha raggiunto anche la città metropolitana di Bari, e questo significa in sostanza non aver mai ascoltato una persona di alto livello, di grande preparazione come Silletti, per cui chi ha deciso anche di puntare sulla sua persona alle regionali è stato proprio Fratelli d'Italia, tutto l'entourage, che hanno voluto, ecco, coinvolgerlo, proprio perché con l'intento di poter avere una persona abbastanza preparata e che conosce bene il settore agricolo, ma non solo. Quindi ben venga questa cosa, e certamente sarà. Cosa dicono i sondaggi, Paccione? Le faccio qualche domanda veloce perché ormai siamo quasi in chiusura. I sondaggi, come dicono? Dicono che, insomma, Fitto ha buone possibilità, mi sembra di capire. Sì, ha delle ottime possibilità. Proprio stamane c'è stato un sondaggio dove addirittura a livello di partito, non me ne vogliono gli amici della Lega che sono lì presenti in studio, Fratelli d'Italia ha superato a livello pugliese la Lega di Salvini. Però grazie a Dio c'è compattezza, sintonia, e quindi questo è un fatto positivo. Questo è segno che la gente vuole il cambiamento assoluto. Sono stanchi dei 5 anni di Emiliano, perché ci sono tante incongruenze, partendo dalla sanità per finire sino all'agricoltura, e per cui il popolo pugliese, mi auguro, ma ne sono più che convinto, darà una svolta, e quindi senz'altro il centrodestra compatto, e questo è fondamentale dire, il centrodestra compatto, grazie anche alla lungimiranza della Meloni, di Salvini e di Berlusconi, che hanno optato e scelto proprio Fitto come candidato presidente per le prossime regionali a settembre. Anche se poi Fitto è una scelta della Meloni fondamentalmente, giusto? Sì, perché Fitto era, sappiamo bene che Fitto è stato anche un delfino di Berlusconi, e quindi poi è passato con un partito anglosassone,
e poi questo partito conservatore è stato assorbito in Alleanza Nazionale, per cui Fitto ha deciso di aderire pienamente con la Meloni, anche perché comunque è stato presidente della Regione Puglia e di esperienza ne ha acquisita tantissima, ed è la dimostrazione, come qualcuno dice, che Fitto è attaccato alla poltrona. In realtà poteva benissimo starsene al Parlamento Europeo, quindi dire passo benissimo, lo stipendio è ottimo, invece no, ha rinunciato alla poltrona di europarlamentare per stare vicino ai pugliesi e per dare una svolta a questa regione. Io ho scritto un pensiero a Fitto, l'ho inviato proprio a Fitto sulla pagina di Facebook di Fitto, dove ho scritto: finalmente Fitto sarà il vero timoniere che porterà la barca Puglia sulla giusta direzione. E questo bene, bene, bene. Paccione, ci uniamo anche noi al senso di dare una svolta, cioè noi non vogliamo dire ai nostri amici a casa, telespettatori pugliesi che ci stanno guardando, perché come sa questa è una trasmissione nazionale col 154 numero unico nazionale, però effettivamente in questo momento l'Italia ha bisogno di una scossa, non possiamo avere una situazione da burocrate, da passiva, bisogna dare una scossa e risollevare l'economia, creare benessere. La politica deve creare benessere, non creare burocrazia, non creare regole inutili, non creare cose che sembrano il contrario di quelle di cui si avrebbe bisogno. Ecco Paccione, io la ringrazio innanzitutto anche dei suoi innumerevoli contributi che ha avuto la pazienza di darci, mi ricordo qua, tutte le sue consulenze, gli interventi sul MES, sul Recovery Fund, e anche il fatto che insomma scrive sul Sestante. Ovviamente saluto il generale Silletti e con l'occasione dottor Paccione le chiedo ovviamente, quando riprenderemo anche noi a fine agosto la nostra kermesse elettorale, ovviamente mi aspetto che Fitto e Silletti si mettano in contatto con noi per appunto illustrare i loro programmi. Bene. Sentiremo di venire proprio lì. Benissimo, oppure chi lo sa, venire anche qua volentierissimo. Perché no? Grazie dottor Paccione, grazie della sua disponibilità, ci saluti ancora il generale Giuseppe Silletti. Grazie ancora. Grazie. Grazie, arrivederci. Bene, allora che dire, io ringrazio gli ospiti, l'onorevole Eric Preto, membro della Commissione bicamerale antimafia Lega, l'onorevole Alex Bazzaro, sempre della Lega, il nostro consulente esperto di consulenza finanziaria e patrimoniale Davide Maso, che ci ha intrattenuto su aspetti legati al risparmio all'inizio della trasmissione, poi telefonicamente Erika Baldin, consigliere regionale Movimento 5 Stelle Veneto, poi Gianluca Piva, sindaco di Agna, Fratelli d'Italia, poi Mario Fabris, direttivo Forza Italia Cittadella, Giuseppe Paccione, esperto di diritto internazionale, come abbiamo visto assistente del generale Silletti, candidato diciamo alle regionali in Puglia. Che dire, facciamo vedere storie di imprese, un post. Facciamo un po' di promozione, regia. Ecco questo qua, Stefania e la Isabella stanno andando in giro nelle imprese per cercare di coinvolgere un po' gli imprenditori su quelle che sono le loro esigenze. Abbiamo messo anche un post su Facebook, contattateci se avete piacere di raccontare la vostra. Avete triplicato il fatturato, avete le commesse ridotte, vi siete riciclati. Abbiate il coraggio di venire fuori, perché questo governo attualmente non ci dà ascolto, perché anch'io faccio l'imprenditore, perché siamo in silenzio, subiamo in silenzio, ci rimbocchiamo le maniche e basta. In questo momento abbiamo necessità di far sentire la nostra voce, quindi fatelo anche attraverso le testimonianze di Stefania, che vengono nelle vostre aziende con la telecamera e raccolgono le vostre interviste. Oggi poi abbiamo fatto una cosa simpaticissima, eccola qua, mi vedete in piazza, qui a Piazza delle Erbe, mi pare, sì, a Padova, con Simone Borilla. Abbiamo fatto un nuovo format televisivo molto simpatico, secondo il mio punto di vista, almeno la puntata pilota, il professor Borilla si è offerto volontario, di parlare di quelle che è il candidato, non attraverso il classico comunicato stampa o quello che le direttive del partito che vengono comunicate dall'alto, no? Ma invece semplicemente raccontando quello che è l'individuo, cioè il candidato, l'essere umano che c'è dietro la sigla di partito. E secondo me è diventata una cosa interessante, lo pubblicheremo su Facebook nei prossimi giorni. Ecco, con l'occasione, quindi siamo mai raggiunto il tempo massimo, voglio ringraziare Canal Italia, ovviamente lo staff, la regia
il Fonico e gli operatori che ci hanno messo del loro in questa cavalcata di oltre 70 puntate da settembre ad oggi, i miei ragazzi ovviamente che hanno messo del loro sui social, come vedete prima, durante la trasmissione e ovviamente anche dopo raccogliamo le testimonianze, e tutte le innumerevoli persone che hanno interagito con noi sia come ospiti in studio sia al telefono sia anche mettendo un semplice commento. Ricordiamo i sondaggi che durante il Covid sono stati veramente clamorosi e hanno permesso di raggiungere anche uno in particolare oltre 500.000, avete compreso bene, oltre 500.000 persone. Ci aspettiamo ovviamente e vi aspettiamo ancora, perché Insieme alle Persone diventi un punto di riferimento e di confronto sereno su quelle che sono le varie opzioni politiche. Non spetta a me, tanto meno al mio staff, definire qual è la scelta giusta e la via giusta. L'unica cosa che può fare il conduttore, che può fare ovviamente questo tipo di format, è quello di darvi la possibilità di offrire elementi perché voi possiate fare le vostre valutazioni. Ecco, un'altra cosa che volevo aggiungere è che questa trasmissione in tutto l'anno è stata interamente prodotta dal sottoscritto e dalla società che rappresento. Non abbiamo avuto aiuti di Stato, non abbiamo avuto aiuti da Canale Italia, ma è stato tutto fatto con il nostro sudore, con il nostro impegno. Quindi grazie ancora al nostro staff, ma grazie anche a voi e ai nostri ospiti che ci avete seguito fin dall'inizio. Naturalmente continueremo ad esserci quanto prima, appena riparte la campagna elettorale. Grazie e alla prossima.